Prima di iniziare questo video volevo dirvi, anche se è un po' tardi, perché questo video uscirà alle 2, e in questo esatto momento sarò già in questo appuntamento. Allora, dalle 14 alle 18, quindi fate ancora in tempo se siete di Milano o dintorni, a venirmi a trovare a via Cassinis 23 Milano Rogoredo da Carnext Delivery Store. Sto lì fino alle 18:30. Giocheremo un po' alla PlayStation, chiacchieriamo, ci facciamo due foto, chiedetemi quello che vi pare, tranne i soldi e ci vediamo là, ok? Ciao ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew e oggi siamo ritornati con un nuovissimo video su Photoshop e Sanremo. Oggi c'è la finale di Sanremo, i miei preferiti, ve lo dico da subito, ultimo Irama e anche Arisa mi piace. Ma prima di continuare vi dico subito, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, per vedere altri video su Photoshop. Se non avete visto quelli precedenti andatevi a cercare sul canale, alcuni sono molto molto divertenti. Cosa facciamo oggi? Oggi cerchiamo di prendere tutti, no tutti no perché sono troppi, alcuni cantanti che sono a Sanremo e in base al loro nome, al loro, diciamo, al loro mood, se si può dire così, cerchiamo di mettere qualcosa intorno. Ok? Vi faccio un esempio. Il volo, cerchiamo di mettere delle hostess vicino a loro. E vi faccio un altro esempio. Achille Lauro, cerchiamo di mettere qualcuno tatuato in faccia, magari, che ne so. Non lo sto paragonando a un criminale, però magari mettiamo qualche criminale russo che è tutto tatuato vicino, oppure mettiamo uno Young Signorin. Tutti esempi, eh? Nulla contro Achille Lauro, niente contro nessuno, è soltanto scherzo, soltanto divertimento. Quindi cerchiamo di essere abbastanza veloci senza spiegare tutti i passaggi di Photoshop, se fa così, se fa colà. Direi subito di partire con il volo. Diciamo che loro sono i più facili da fare, visto che devo mettere soltanto le hostess. Allora, cerchiamo la foto giusta. Secondo me questa frontale è quella più giusta, o quest'altra. Vediamo questo qua. Proviamo, proviamo. E adesso andiamo a prendere le hostess. Possiamo scegliere tra le hostess classiche, tipo queste, così, che non sarebbe male, altrimenti possiamo prendere le hostess sexy, ok? Guarda, così, e conoscendo un po' il volo, prendiamo queste un po' più provocanti. Allora, quindi partiamo subito con questa, la scontorniamo. Avendo il fondo bianco va abbastanza facile, però lei ha anche i vestiti bianchi, quindi cerchiamo di essere il più veloce possibile in modo da non perdere tanto tempo. Anzi, scrivetemi un attimo qui tra i commenti qual è il vostro cantante preferito. Ovviamente il cantante preferito Sanremo, perché non è che potete dire un a caso. Dite Sfera Ebbasta, non c'entra niente. Io parlo proprio di Sanremo. Io ve l'ho detto già dall'inizio, a me piace Ultimo tantissimo. Magari avere la possibilità di conoscerlo personalmente, magari andare in un suo concerto. Magari, magari. Seleziona, mettiamo uno sfondo così. Oh, qua si vede. Se non è scontornato bene sul fondo bianco, dimensione pennello, facciamo così. Aspetta, decontamina colori. Ok, ho visto già meglio. Già col decontamina colore è già molto meglio. Ok, magari da altre cose, questa è tipo la parte centrale, sti cavoli qua della manica, no? Che dite? A posto, vi dobbiamo sfogare tutto perché la qualità è quella che è, sono dovuto andare in streaming a vedere sul sito di Rai Play dove c'era la replica, no la replica, dove c'era la puntata intera di Sanremo, andare lì e fargli screen dello schermo, quindi la qualità è quella che è ragazzi, purtroppo. Oh, questa sì che è hostess, solita cosa, chi è? Mamma mau. Il volo, ho capito perché il volo. Sapete la storia, ragazzi? Una volta dico, si dice, eh? Hanno fatto un'intervista, non so se erano degli ieni, non mi ricordo dove era. Che hanno aperto la porta del camerino, erano pieni di escort. Così dicono, eh? Vedete qua sotto se è vero o no, sta leggenda. Chiamali stupidi. Allora, così. Vediamo, vediamo questa qua. Boom! Che cos'è? Proviamo così, dai. Anche se non è perfetto, ho spostato i bordi malissimo, ma non fa niente. Ok. Un paio di hostess. Due bastano, dai. Due bastano, così riempie bene. Non è che va bene così e il montaggio è pronto così, perché se no non c'è gusto, no? Quindi loro sono abbastanza sfogati.
andiamo su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, eccola qua. Ovviamente non la mettiamo proprio sfocata, sfocatissima, sfoca tipo loro. Usiamo un filtro fotografico, invece dell'arancione mettiamo un rosso, aumentiamo, oh, più o meno, vediamo. Così un po' sbiadito. Bravo Maurizio. Bravo Brazzo. Allora, così. E ancora forse un po' più di sfocatura. Due. Ah, loro c'hanno la luce da dietro. Quindi teoricamente dovremmo far così. Facciamo così. Vediamo. Ok. Ah, eh? Un po' troppo scuro. Non fa niente. Facciamo così. Opacità abbassiamo. Si vede. Lei pure, dobbiamo fare la stessa identica cosa. Sostituisce colori. Andiamo su una su da una parte. Ok. Ok, un po' troppo. Lui se la sta guardando. Fa ridere sta cosa che lui se la guarda. Oh, sì, meglio. Vedi? Guarda. Ha abbassato un po' l'opacità. Cioè, l'opacità della foto. È un po' più trasparente. 85. 85. Ok, secondo me ci sta, ci siamo. Io questa la salvo e sta a posto qua, dopo lo faccio vedere bene 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 bene. E uno è fatto. Però so due, loro so tre. Chi di loro sarà rimasto da solo? Bah, non lo so. Andiamo a vedere un altro. Andiamo su di lui, va. Vi ripeto, non c'è nessun dissing, non c'è nessuna provocazione. A parte pare davvero Young signorino qua, ragazzi. Questa cosa qua mi dà un sacco fastidio. Prendiamo Young. Metto lui, poi vi faccio vedere chi è l'altro, ragazzi. Vi mazzate le risate, secondo me. L'altro è un altro caso umano, appunto. Fotografico, vai. Rolls Royce, mamma mia. Ti giuro, risentendola, a parte tutte le canzoni, non so se ci avete fatto caso, ma quasi tutte le canzoni sentite su Spotify cambia, perché ovviamente queste stanno cantando dal vivo, diciamo che non ha la voce proprio, stona. Infatti sono in pochi quelli che non stonano, tipo Ultimo, Irama non stona, poi Arisa non stona. Lui, c'è un pezzo che con l'autotune, non so se è l'autotune che lo stona oppure è proprio lui. Clamoroso quel pezzo. Rolls Royce. No, troppo grossa la testa, quindi va bene così. Controllo sfumatura e signorino un po' sfogato dietro. Adesso, volete ride? Tiii! Sto de... Mamma mia. Di pre. Si è data al porno. Hai capito? Tagliamo sta foto, va. Va bene così. Ah, ecco che manca. Manca lo perché non è sfocato. Ecco. Mo già un po' meglio. Il dipreismo. Secondo me ci siamo. Vero? Più o meno, dai. Che dite? Ci può stare. Perfect. Oppure potevo mettere lui, eh? Andava bene? Yeah. Però gli manca i tatuaggi in faccia, quindi alla fine non l'ho messo. Però ci stava, ci poteva stare. Ultimo, non so con chi posso fare ultimo. Ultimo potevo fare. Chi è che arriva sempre ultimo nei film, nelle squadre, nelle gare? E lo mettevo tipo Barichello vicino a lui, potrebbe essere, dai. No? Una roba così. Arisa, vediamo un po' se ci sta bene Arisa insieme. Facciamo Arisa. Con, siccome quella canzone sua fa molto film Disney, musical Disney, possiamo fare a posto di lei. Vediamo un po' un secondo. Ci potrebbe stare, dai, aspetta. Però è troppo blu. Vediamo come si può fare quel blu. Sostituiamo il blu viola praticamente. Faccio una patina pure a loro. Tipo questo. Un blu strano così. Così secondo me ci può stare. Vediamo un po' mettere lei qua. È carina, dai. Metto da un po' più di nero. Vediamo un po' così. No, così troppo. Vediamo. È abbastanza all'interno della scena. Salviamo. Questa è Amanda D'Arisa. Ragazzi, questa poi la metto. Ve la condivido nelle stories. Taggate tutti a Risa. Ecco, anche questo l'abbiamo fatto.
Allora, avevo pensato adesso a Irama. E Irama l'ho immaginato insieme a un indiano, perché gli indiani hanno le piume, e Irama ha plume. Non so se avete visto, lui c'ha sempre le piume, no? Plume perché se non lo seguite su Instagram, se non seguite anche me siete dei bufi. Qua lui c'ha queste piume, ma sono piccolette. Mettiamo questa, va, pure se è un po' brutta. E dietro potrei mettere questo. Però troppo piccolo. Questo? Dove sta le piume? C'ha le piume? Orecchie? No. Oppure lui? Lui c'ha le piume, quelle vere. Poco poco. Ah, ok. Va bene così. Prendiamo lui. Ah, però aspetta. Quindi faccio così, lo duplico un attimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Perfect. Questa cosa. Voilà. Dovete dire, adesso così posso prendere il nostro indiano e metterlo dietro. Guardate. Oh, passa dietro a lui e rimane lo sfondo. Fighissima sta foto. Così un po' di luce anche a lui. Proviamo a vedere, a cambiarla. Oh, dammi un po' di... No, luminosità no. Un po' più pelle rossa, diciamo, diciamolo. Lo sfoghiamo un pochettino, visto che sta dietro, facciamo che la telecamera sia una telecamera buona, che sfoga il dietro. Oh, che figo! Io ce l'ho un indiano qua, ragazzi, proprio... No, di qua, questo di qua. C'ho un indiano grosso, ma devo rifare, devo ribatterlo, perché è passato tanto tempo, si è sbiadito tutto, infatti dovrei rifarlo e trovare qualcuno bravo. Anzi, se siete tatuatori, contattatemi tramite mail. Brazzocrew2@gmail.com. Contattatemi. Secondo me va bene così. Prende pure le piume, diventano un po' rosse, vedi? Oh, immagina lui che canta insieme a un pelle rossa. Con un pelle rossa dietro. La sua ombra. Che figata. Bella sta foto. Adesso il mio problema è l'ultimo. È appunto ultimo. Che non so ultimo con chi farlo. Con chi lo faccio? Ah, comunque per Irama c'era pure questo. C'era pure Johnny Depp con gli stessi orecchini suoi, guarda. Ci tenevo a fare ultimo perché è il mio preferito. Quindi, che faccio? Ah, c'era pure Shade. Con Federica Carta. E chi metto vicino a Shade? Scrivetemi tra i commenti ultimo con chi lo posso fare e con chi secondo voi. Può richiamare il suo nome, Shade, non ho idea con chi, cioè Federica Carta, che gli metto un foglio di carta dietro, cioè non lo so. Scrivetemi tra i commenti, vediamo un attimo cosa esce fuori. La prossima volta magari in qualsiasi fotomontaggio farò successivamente aggiungo questi due, dai. Se troviamo le cose giuste da fare. Ok? Quindi vi lascio tutti in descrizione. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, andate a vedere tutti i vecchi video, anche tutta la serie del microscopio perché vorrei ritornare con format esclusivo del microscopio. Dai, bella.